Ciao a tutti i nostri ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Nel video di oggi vi mostro un Transformer dell'Hasbro dalla recente linea di action figure Power of the Primes. Tutto questo dopo la intro. Come molti di voi avranno capito, parliamo di Starscream, un personaggio iconico e storico della serie. È il braccio destro di Megatron, un personaggio subdolo, astuto, che fin dall'inizio brama la posizione di comando di Megatron ed è sempre pronto a tradirlo alla minima occasione. Peccato però che gli vada sempre male, finisca sempre per ritornare al fianco del leader dei Decepticon con la coda tra le gambe. Sorry bro. Prima di iniziare con la recensione vediamo velocemente la confezione, una confezione con una mezza vetrina, qui vediamo una bella illustrazione di Starscream con questo stile un po' fumettoso. Qui di lato vediamo uno Starscream in veste diversa, questo è una strizzata d'occhio a quello che è la caratteristica principale dei Transformer di questa linea, cioè la possibilità di assemblarsi, di fondersi con altri Transformer e diventare un Combiner. Qui vediamo invece delle foto del personaggio con questi accessori, anche questi specifici per questa linea. Questo Starscream appartiene alla linea Voyager. Tutti i personaggi della linea Voyager arrivano con questi accessori, che sono pezzi di armatura in questa modalità, e invece diventano piedi nella modalità Combiner. La linea Deluxe invece ha dei pugni che hanno più o meno la funzione equivalente. Qui vediamo dei simboli dei Prime. E adesso andiamo subito a vedere Starscream. Come vedete riprende la colorazione classica di Starscream, questo design con la cabina di pilotaggio qui davanti, le turbine sempre sul petto, questi particolari qui non ben definiti ma caratteristici di Starscream. Cominciamo dalla testa argentata per il viso, nera per il resto, con degli occhi rossi, la posabilità è 360 gradi, poggiando su un piccolo ball joint. Non c'è articolazione qui al bacino. Per quanto riguarda le braccia c'è una buona mobilità, le braccia vanno su e giù con una giuntura a scatti e vanno anche avanti ed indietro. C'è anche rotazione qui al bicipite, il braccio a livello del gomito può piegarsi fino a 90 gradi, il pugno invece è fisso, le gambe vanno esternamente fin qui 90 gradi e avanti e dietro. C'è anche rotazione qui alla coscia, il ginocchio si piega fin qui quasi 90 gradi e non c'è articolazione qui alle caviglie, di cui sinceramente non se ne sente la necessità. Vediamo poi gli accessori inclusi, questi sono i pezzi di armatura che vi ho accennato prima, che come è facile dedurre da qui diventano dei piedi grazie a questa giuntura. Invece poi con questo piolino qui vanno a collegarsi su vari punti, quindi ad esempio qui sulle ali. Ci sono anche i fucili caratteristici di Starscream, questa volta in formato un po' più piccolo rispetto a quelli a cui siamo abituati. Andrebbero messi qui sul deltoide in una posizione molto diversa rispetto al tipico Starscream. Quello classico ce l'ha più o meno a questa altezza. C'è anche questo accessorio qui, questo Seeker Enigma, che nella storia dei Transformer viene descritto come il componente, una specie di matrice che dà il potere della trasformazione ai Transformer. Andiamo adesso a vedere la trasformazione, una trasformazione direi abbastanza semplice e abbastanza interessante. Allora, come vedete qui dietro sulla schiena abbiamo la cabina, la portiamo così verso l'esterno, allarghiamo un pochino le braccia, ci facciamo un po' di spazio. Questa parte la stacchiamo leggermente, la allontaniamo dalla schiena e la ruotiamo, portiamo avanti questa parte qui della cabina di pilotaggio. Portiamo indietro questi pezzi qui ad unirsi alle ali, continuiamo a trasformare le altre parti, qui c'è questo pannello sulla gamba, lo portiamo qui verso il basso, adesso
uniamo le gambe e schiacciamo il tutto. Le parti che ci interessano sono queste qui, quindi giocandoci un pochino cerchiamo di schiacciare un po' e unire il tutto. Portiamo verso l'esterno queste ali, apriamo questo pannello qui sull'avambraccio, ruotiamo qui il pugno e richiudiamo. Le braccia le colleghiamo qui sotto le ali, ruotiamo la testa e cerchiamo di compattare un po'. Ed ecco completata la trasformazione. Qui sotto abbiamo anche un carrello e come vediamo la trasformazione non è davvero niente male. Possiamo collegare le armi sia qui in questo punto che qui sotto. Andiamo adesso a vedere invece come Starscream si trasforma nella sua modalità combiner. Allora, sciogliamo un po' il tutto, portiamo fuori parzialmente le gambe, le braccia diventeranno i punti di attacco per le gambe, le ruotiamo così, torniamo ad aprire i pannelli, però questa volta lo portiamo più indietro. Prendiamo poi le gambe, le giriamo così, portiamo ancora più giù e come vedete ci sono questi due punti qui che dovremo connettere. Ritorniamo qui, portiamo su la cabina di pilotaggio e la sistemiamo così. Adesso pieghiamo le ali, facciamo entrare questa parte dell'ala qui dentro per stabilizzarla e ci manca qualcosa di importante, la testa. Andiamo ad aprire qui il petto, tiriamo fuori la testa del combiner. La testa di Starscream la riportiamo qui dentro . Ruotiamo la testa di Starscream, facciamo venire fuori questo gancetto e portiamo avanti fino a collegare qui in questo punto. Ed ecco la trasformazione di Starscream pronto a combinarsi con altri Decepticon. Qui c'è un vano per inserire questo componente e se vi va potete collegare i fucili in questo punto qui. Questa recensione finisce qui. Cosa ne penso di questo Starscream? Sicuramente tra i pro metterei il design. Mi piace molto come è stato reso questo Starscream, con queste forme un pochino esagerate negli avambracci e nelle gambe, che ricordano molto il suo design che vediamo nei fumetti della Dreamwave. Consiglierei di acquistare questo Starscream soltanto per questa modalità. Questo perché quando lo andiamo a trasformare in modalità jet, il personaggio non riesce un granché ad essere credibile. Ci sono poi tanti adesivi di cui sinceramente avrebbero potuto fare a meno. Sicuramente un action figure che in modalità robotica metterei nella mia vetrinetta. Ho dato un'occhiata anche agli altri Transformer di questa serie e devo dire che sono molto molto interessanti. Nello specifico non vedo l'ora di mettere le mani su Optimus Prime Leader Class.
E questo è tutto, ragazzi. Vi ricordo ancora una volta di cliccare sul link Amazon nella descrizione. Iscrivetevi al canale, cliccate anche sulla campanellina che vi permetterà di essere sempre aggiornati sulle nuove uscite, sulle nuove pubblicazioni. E questo è tutto, ragazzi. Alla prossima. Bye bye.